FATAP a Pescara, SAIE Lab, laboratori itinerari del saper fare, iniziativa di SAIE, la fabbrica delle costruzioni, progettazione, edilizia e impianti. L'Abruzzo e Pescara quali luogo strategico per il settore delle costruzioni, per un evento seguitissimo ad alto contenuto tecnico e formativo, come si evince chiaramente dal colpo d'occhio nell'auditorium Petruzzi in una calda mattina di fine giugno. Il tema la ricostruzione in zona sismica, occasione per fare anche il punto in questa regione. Diciamo che c'è ancora da fare, però le nostre piccole e medie imprese regionali hanno lavorato bene, hanno coniugato innovazione e tradizione e devo dire che anche le risorse umane, diciamo, il fattore umano nelle nostre imprese è valso molto per la crescita. Tra i relatori l'ingegnere Paolo Segala dell'ISI. Per noi è sempre stato fondamentale collaborare insieme a SAIE perché SAIE è un luogo che è molto simile all'Associazione Ingegneria Sismica Italiana, perché è un luogo dove si discute di edilizia, di sicurezza e dei temi che a noi sono fondamentali, che sono proprio i temi della sicurezza sismica. Focus sulla prevenzione, la costruzione in zona sismica, di importanza percepibile soprattutto in una regione alle prese con la ricostruzione dopo il ripetersi di eventi sismici. Assolutamente, noi spendiamo 3 miliardi all'anno, se spalmiamo i costi della ricostruzione dei terremoti che mediamente ogni 4-5 anni purtroppo avvengono, e questa è la natura, non siamo noi a dirlo, è la natura a dirlo, questi costi della ricostruzione sono triplicati, quadruplicati rispetto a quello che potrebbe essere il costo della prevenzione. Perché? Perché in emergenza si spendono tanti soldi, si sbaglia a spenderli e poi in ogni caso è un costo maggiore quello una volta che l'incidente è accaduto. Di conseguenza dobbiamo lavorare sulla prevenzione e questo è l'obiettivo di Ingegneria Sismica Italiana.